Lei sarà accompagnata da un'attrice che è una delle più interessanti del teatro italiano, un'attrice che è una giovane attrice che è anche una scrittrice ed è anche la sua biografa. Insieme l'ultimo lavoro che hanno fatto è stato Le serve di Genet e che dire, è qui con noi Franca Valeri. Patrizia Zappamulas. Lascio a te il microfono. Bella latteria di donne. Mi sembra di stare recitando una pomeridiana. Certamente del cerimoniale elettorale fare la testimonia a una grande candidata, ma vi dico subito, sarò breve, non perché ci sia poco da dire, ma perché è proprio una mia disciplina, anche il teatro non divulga. Tante volte non è proprio necessario. Bene, quando era prevista la mia piccolezza eccessiva, quando ho avuto la certezza della candidatura di Emma Bonino, sono stata invasa da una grande sensazione di pace. Si tratta dello Stato, che è una specie di oceano tempestoso e infido sul quale navighiamo a gran parte avanzate. Qui si tratta della regione. La regione è una casa, è la nostra casa, deve avere tutte le caratteristiche per ospitare i suoi nativi. Ecco. Mi ricordo che da giovinetta ho letto un libro di cui ricordo soprattutto il titolo, La piccola signora della grande casa. Vorrei che questa signora fosse Emma, perché lei sicuramente ha tutte le qualità per sapere cosa c'è nei suoi cassetti. Lei può individuare con uno sguardo indagatore sotto quale mobile si annida ancora della spazzatura. Farà splendere il suo salotto, ma anche la sua cucina. Potrà curare il suo giardino con il suo orto. Ma questa è una similitudine affettuosa, un po' forse teatrale, che mi è suggerita dalla lunga vita politica di Emma Bonino. E vi assicuro che a Montecitorio sono in pochi ad averla. Mi affido alla sua intelligenza, alla sua cultura, alla sua esperienza europea, a tutte le qualità che può avere una donna. Guardate, ce ne sono tante in concorso per queste elezioni, vuol dire che questo senso del governo, del
a casa, ha pervaso le pettorato femminile e le ha portate in primo piano. Bene, io mi fido ciecamente della sua piccola elegante testa bionda. Fidatevi sempre delle donne che non cambiano mai pettinature. Franca, completamente. Perché ci fidiamo tanto di Emma Bonino? Forse perché sentiamo che è una delle poche persone che si occupano di politica in questo paese che non ha al centro della sua attenzione la propria carriera politica, ma la nostra civiltà. Grazie, grazie Patrizia Zappalunas e grazie a Franca Valeri. Straordinario.